Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Chiara e oggi siete capitati in un video molto molto improvvisato. Penso si può vedere anche dal mio aspetto. Mi sono messa una felpa a caso che io tengo in casa. Oggi siamo con una location diversa perché è la mia cucina che non avete mai visto, credo. E siamo qui perché sta cuocendo il pranzo e se non sto vicina e attenta si brucia e poi non mangio più, quindi non mi sembra proprio il caso. Inoltre sono da sola in casa, quindi posso stare in questa stanza senza dare fastidio a nessuno, eccetera, eccetera. Questo video improvvisato perché? Perché stamattina sono uscita, sono andata in due posti differenti per comprare delle cose e ho pensato di farvi questo mini haul appunto improvvisato, tanto per farvi vedere quello che ho preso, perché soprattutto in un posto, in uno dei due posti, ci sono delle novità che secondo me non sono ancora diffuse, cioè nel senso che non si conoscono ancora, nessuno sa secondo me che siano uscite, anche se in realtà questo video non so quando lo vedrete, probabilmente lo vedrete tra mesi, quindi boh. Però vabbè, pazienza, ve lo faccio vedere lo stesso. Iniziamo col più scontato, il più breve, il più così, che è la Lidl semplicemente. Allora, la Lidl io ci vado molto spesso perché ha molti prodotti che mi piacciono, che sono facilmente reperibili, costano pochissimo, si consumano molto velocemente, come per esempio i dischetti, questi qua grandi, io li compro sempre. Ah, ho anche gli scontrini. Allora, questi dischetti sono appunto 70, quelli grandi mi piacciono di più di quelli piccoli perché quelli piccoli mi sembra che a lungo andare mi irritavano la zona degli occhi e quindi fossero un po' più ruvidi, mentre questi sono morbidi e con un dischetto ci faccio tutto il viso. Mi piacciono tantissimo, costano 1,099 euro per 70 dischetti. Io li compro sempre, mi piacciono tantissimo. Prossimi due prodotti sono queste. E sono le salviette struccanti. In realtà io non uso salviette perché anche queste a lungo andare mi irritano, però le usa mia sorella, principalmente le ho prese per lei e quindi ho queste due, sia la versione sensitive, che è quella rosa, che quella normale, che è blu. Non so se ci sia una differenza, però mi piacciono molto anche esteticamente col pack, perché mi piacciono molto le salviette che sono sì piccole, però hanno l'apertura in questo modo che non fanno seccare le salviette all'interno, cosa che invece odio di quelle là con quell'adesivo orribile che prima o poi sempre si stacca. Comunque, se sentite un sottofondo, un rumore tipo blululu, è la pentola che bolle, quindi non ci fate caso. Un altro prodotto che compro sempre, 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 sempre da Lidl è il contorno occhi. A proposito, le salviette struccanti costano sempre 99 centesimi. Invece, il contorno occhi, in questo caso è quello alla rosa moschetta, ma vale lo stesso per tutti, l'ho pagato 1,99 euro. Quindi un cavolo, io questi non so quanti ne ho finiti, non so quanti ne ho consumati, anche questo nello specifico l'ho comprato più per mia sorella che per me, perché io già ne ho altri, però voglio dire, non è che non lo utilizzo. L'ultimo prodotto della Lidl è questo, che praticamente, se sapete, questo è, in questo caso è uno shampoo, però ne avevano fatti parecchi prodotti di questa linea, però in edizione limitata, come sempre, figuriamoci, perché lì dei prodotti migliori li fa in edizione limitata. Io ero riuscita a prendere il bagnoschiuma, crema corpo, detergente intimo e sapone mani, mentre le cose che mi interessavano di più, tipo lo shampoo, il balsamo, il latte corpo, non c'erano e quindi pazienza, ho preso altre cose. Però ho visto che avevano rimesso questi e c'erano sia gli shampoo che il bagnoschiuma. Ovviamente il bagnoschiuma già ce l'ho, per quanto mi piaccia, voglio dire, non è che avevo intenzione di ricomprarmelo, mentre lo shampoo ero molto incuriosita. C'era sia avena e non mi ricordo cosa, tipo crusca avena, camomilla e aloe. E poi c'era Timo. Nella versione Timo io avevo preso già il detergente intimo. Ero curiosa in realtà di provare camomilla e aloe, però vedendo le descrizioni, c'è scritto, questo al Timo c'è scritto che è per capelli grassi, e forfora, mentre quello all'aloe c'era scritto tipo per lavaggi frequenti. Di solito io i shampoo con lavaggi frequenti non mi piacciono mai perché fanno sporcare subito il capello, eccetera. Quindi nonostante mi ispirasse di più quello, alla fine ho preso questo e ho un'ansia ad utilizzare. Io ogni volta che compro uno shampoo bio ho un'ansia, vi giuro, un'ansia, perché se poi non mi piacciono, e quasi sempre accade che non mi piacciono perché è molto difficile trovare uno shampoo bio adatto,
Poi non so assolutamente come utilizzarlo, oppure devo, mi sforzo, poi ci metti 6 anni per finire uno shampoo, eccetera. E in questo periodo ho comprato una quantità di shampoo che voi non potete capire, adesso vedrete anche con le altre cose che ho preso dopo. Però ho detto no, la devo prendere per forza, la voglio provare. La cosa che mi spaventa di più è perché è sicuramente il fatto che sia liquidissimo, cioè non so se è quasi acqua, veramente liquido, anche quello alla camomilla era così. Quindi questa cosa già non mi piace molto, però vedremo. Adesso secondo me devo andare a girare o a vedere come in che condizioni è la minestra, altrimenti brucio tutto. Allora, ho spento sotto la pentola anche se non so vedere se è pronto o no. Io ho questo problema nella cucina che non so mai vedere quando è cotta una cosa e mi dà fastidio il fatto che dico, oddio, sarà pronto, non sarà pronto, è buono, non è buono, non so. Comunque, divaghiamo un'altra volta. Continuiamo con appunto i prodotti del Lotion. Sapete che io spesso vado appunto a questo supermercato Ocean che non si trova vicinissimo a casa mia, però ci vado spesso, cioè cerco di andarci spesso perché ha un grandissimo reparto bio sia di alimentari che proprio di cosmetici, che sono quelli che mi interessano di più, e molto spesso ha veramente degli sconti convenissimi, molto convenienti. Vi faccio vedere innanzitutto la prima cosa che vi faccio vedere è un prodotto che già conoscete, vi ho fatto vedere ultimamente nell'ultimo vlog car che poi si è trasformato in un vlog vero e proprio. Comunque è questa crema seno, non sono incinta, è questa crema seno preparatoria. In quel vlog di cui vi ho parlato prima, che vi metto il link in descrizione, comprai appunto questa crema perché la trovai in offerta, a un'offerta assurda. Cioè, questa crema sono 50 ml, costerebbe 10 euro, 9,90 euro, è scontato di 7,90 euro, quindi costa solo 2 euro. E già appunto la comprai l'altra volta, ma non mi ero accorta del prezzo, cioè non mi ero accorta che il prezzo era talmente, che lo sconto era talmente alto. Quindi appena appunto sono potuta andare di nuovo, l'ho subito ripresa. Poi, un altro prodotto interessante che appena l'ho visto ho detto no, vabbè, a questo gli voglio dare la fiducia, lo voglio provare. In realtà, ultimamente sono usciti tantissimi deodoranti bio da supermercato, come la Omia, i Provenzali, eccetera. Però, non lo so, col bio bisogna sempre stare un po' attenti, sapete, perché magari i prodotti costano un po' di più, però non sempre sono efficaci, soprattutto per quanto riguarda appunto i shampoo, che sono difficili perché ognuno ha il suo capello, eccetera, e soprattutto i deodoranti, perché i deodoranti bio, senza alluminio cloridrato, senza tutte quelle robe schifose, viene meno nella sua funzione di deodorante, quindi molto spesso ho sentito recensioni comunque negative riguardo questi deodoranti e di conseguenza sono sempre stata scettica nel comprarli, però questo non lo so, mi ha conquistato ed è questo della Omia Laboratoire, non so come si dice, Deo Spray. Questo in particolare sempre ci sono sempre tutte e tre le profumazioni della Omia. Questo in particolare è l'ore di Argan perché mi ricordo che è una profumazione molto buona. Ovviamente non l'ho ancora spruzzato, non l'ho ancora provato, nemmeno odorato perché ho un altro deodorante da finire e poi utilizzerò questo. E non lo so, qui sempre le stesse cose, c'è scritto antiodore naturale fresco 24 ore, senza siliconi, parabeni, sale alluminio e gas per troll chimici. Non lo so, forse sarà il fatto che l'ho visto in spray a bomboletta e quindi mi dà più fiducia perché di solito, non lo so, quelli da supermercato, per esempio la Dove, Lice, eccetera, nelle confezioni in questo modo sono sempre più efficaci, quindi boh, non lo so, il mio cervello ha fatto questo ragionamento e mi è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. L'ho pagato 4,90 euro, quindi per niente poco per quanto mi riguarda. Scusatemi, oggi sono un po' così, pazza. Arriviamo quindi infine, ve l'ho lasciati per ultimi, ai prodotti più interessanti e più e di cui sono più curiosa di provare, che sono i nuovi prodotti della Natura Verde Bio. Ti ho comprato questi due shampoo di Natura Verde, che poi guardate il pack, cioè per il pack e per il fatto che sono bio e per la quantità non costano assolutamente tanto. Non costano assolutamente tanto. Quindi sono questi due shampoo più questo qua, più i due di DM che ho comprato a Berlino in Germania. Sono piena di shampoo bio, ma è come questo mese, veramente. Comunque, sono questi due
Veramente mi hanno incuriosito tantissimo. Tra l'altro, quel pack così sembrano molto professionali, non so, danno l'idea di essere prodotti professionali. Iniziamo con questo, che è lo shampoo ecobiologico rivitalizzante con estratto di lampone. Non vedo l'ora di odorarlo. Sta scritto per capelli danneggiati. C'erano appunto due tipologie. Io l'ho preso entrambi perché non ho potuto resistere. Uno per capelli danneggiati e questo per tutti i tipi di capelli. Sta scritto, anche se c'è scritto uso frequente. Sì, lo so, ho appena detto prima che quegli shampoo con uso frequente di solito non li utilizzo, però questo mi ha incuriosito troppo, non ce la potevo fare. E sono 300 ml, quindi per niente poco. C'è scritto ideale per capelli fragili e danneggiati, dona vitalità e morbidezza lasciando i capelli piacevolmente profumati. Speriamo che sia di lampone, ti prego. Invece questo qui, appunto per lavaggi frequenti, con estratto di mandorle e ribes. Tra l'altro guardate questi disegni come sono fighi vicino. Cioè, non so, ecco, vedete che qui si vede la mandorla, mentre qui si vede il lampone. Eccolo. Troppo carini. E poi, visto che c'erano anche il balsamo, ho preso anche appunto la versione di balsamo di quella per capelli danneggiati, perché per balsamo di uso frequente, non so che significa balsamo per uso frequente, boh. Cioè, che vuol dire? Che siccome ti fa lo shampoo tutti i giorni, sporca prima i capelli, però ti dona molta morbidezza, boh. Vabbè, comunque ho preso questo. Sempre al lampone qui. Questi invece sono 250 ml. Però, ragazzi, scusate, ma il pack così è stupendo. Cioè, voi lo mettete in doccia e ogni volta fate così e basta. Non dovete stare qui a far scendere il prodotto. Non rischiate di far cadere il prodotto dalle mani per posarlo, metterlo, un casino. E invece così, non lo so, mi hanno ispirato tantissimo. Non vedo l'ora di provarli. E ho delle aspettative alte, quindi probabilmente non mi piaceranno, però spero di sbagliarmi. Niente, spero che questo mini haul veloce vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto scoprire dei prodotti che non conoscevate ancora, comunque non sapevate che erano usciti. Quindi se avete Notion vi invito ad andare a vedere. Niente, fatemi sapere giù nei commenti, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!